però non me la sento più di girare, perché non ho, volevo chiudere sinceramente la mia carriera qua. Si chiude qui dopo 22 anni la carriera di Luca Toni. Il centravanti modenese ha annunciato il proprio ritiro oggi in conferenza stampa ad una giornata dalla fine della deludente stagione nelle fila dell'Hellas Verona, culminata con la retrocessione in Serie B della squadra gialloblu. Cioè, abbiamo giocato più finali quest'anno che il Barcellona in tutta la storia. Una vita da girovago che lo ha visto indossare le maglie di alcune delle più importanti squadre italiane, tra cui Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Roma e Juventus. E una parentesi in Bundesliga con il Bayern Monaco, con il quale ha ottenuto il titolo di capocannoniere nel 2008. Ja, vor allen Dingen sein berühmt-berüchtigten Ohrschrauber nach den Toren, das war natürlich einmalig. Ein toller Stürmer, toller Spieler bei den Bayern, das hat echt Spaß gemacht mit ihm. Primo calciatore italiano a vincere la Scarpa d'Oro, detiene nel suo palmarès anche il titolo di campione del mondo vinto in Germania nel 2006. Una decisione certo non pesa a cuor leggero per un attaccante che ha fatto la storia del calcio italiano. Anche la mia moglie dice: cosa ti sta succedendo? Perché mi dice: voglio gli spaghetti, mi innervosisco, cioè che li mangiavo sempre. Cioè, per dirti, quindi capisce il momento. Che Luca Toni, insomma, appende gli scarpini al chiodo con 343 presenze nella massima serie italiana e 156 gol segnati, 47 dei quali nelle ultime tre stagioni con l'Hellas Verona. Speriamo di riuscire a prendere la palla qualche volta, almeno l'ultima partita, che non finisco proprio male.